La storia che vi raccontiamo oggi è quella di una donna che ha saputo svegliare l'aurora, lanciando al mondo il suo messaggio di solidarietà e di speranza. È la storia di Madre Florencia. Il libro che vi presentiamo oggi racconta proprio della sua vita e della sua spiritualità e siamo collegati via Skype con l'autore di questo libro edito dalla San Paolo. Lui è Michele Giacomo Antonio, scrittore e giornalista e il libro si intitola Questa è Florencia. Salve, benvenuto. Buonasera. Grazie Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, a voi. la prima domanda, quella un po' d'obbligo che viene rivolta a quasi un po' tutti gli scrittori quando decidono di raccontare una storia, di riportare una testimonianza di vita. E, la protagonista in questione è appunto Giovanna Profilio, futura madre Florencia. Perché ha deciso di raccontare la sua storia? Che cosa ha di così speciale, di così particolare? Ma di fatto io mi sono convinto che questo è il personaggio più importante di Lipari dell'epoca recente moderna. E quindi questo è stato sempre un interesse che ho avuto, via perché anche quando ho cominciato a coltivare la storia delle Eolie e poi in particolare nell'Ottocento mi sono imbattuto in questa donna. Quando poi nel 2005-2006 la superiore generale dell'Istituto delle Suore Francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari, l'istituto fondato da Madre Florenzia, mi chiese se io ero interessato a scrivere una storia della loro fondatrice e dissi che sarei stato molto felice di farlo. E quindi mi sono messo a lavorare su questo. C'erano già due libri precedenti, uno era molto agiografico, io avevo deciso di fare un libro storico, ecco, e al tempo stesso poi un libro che contestualizzasse. Gli altri due raccontavano la storia così della suora. Io in realtà ho voluto inserire questa storia nel contesto della Lipari dell'Ottocento, poi della guerra, poi via via dei paesi in cui era andata, la Roma in cui ha aperto la sede generale, poi il Brasile e via via di questo passo. Quindi questa storia mi nacque come un tentativo di capire come si era mossa nel suo tempo. Quando poi finì il libro, mi rimase dentro, il libro era Florenzia che aveva svegliato l'aurora, il primo volume storico, mi era rimasto dentro l'idea che quello che fornivano i dati storici era una piccola parte di quella che era la spiritualità di questa donna. E allora, non con la fantasia, ho detto nel libro che è come quando i bambini colorano i disegni, mettono i colori in disegni predisposti. Ecco, io ho messo il colore nella vita di Florenzia anche in alcune situazioni, di fatti non inventati, che probabilmente si erano verificati. Per esempio, faccio un esempio su questo. Io nel libro Questa è Florenzia ho detto che lei ha incontrato a New York Madre Cabrini. Questo non c'è scritto da nessuno, non c'è nessun documento che lo prova, ma era impossibile che non l'avesse incontrata perché la Madre Cabrini aveva aperto un istituto per gli immigrati italiani proprio a 200 metri dalla casa dove abitava la famiglia Profilio. E siccome era una suora italiana che lavorava nelle emigrazioni e lei voleva farsi suora, era impossibile che non fosse andata a incontrarla. Ecco, questo lavoro qui, come per esempio pensare come ha conosciuto la piccola via di Suor Teresa di Lisieux, che poi è rimasta, per esempio, fa parte della sua spiritualità di base. In quale contesto
familiare, storico e soprattutto sociale. Giovanna, la futura madre Florenzia, maturò la sua vocazione alla vita consacrata. Guardi, Lipari in quel periodo era una realtà molto, 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 molto divisa, molto combattuta. C'era la colonia, c'erano i coatti, che praticamente c'era questa gente che viveva rinchiusa al castello la sera, ma durante il giorno circolava per il paese. Era occasione di disturbo, di degrado anche per molti versi, perché viveva ubriacandosi, viveva cercando in qualche modo di raccogliere dei soldi, ecco, eccetera, eccetera. Però le campagne, vede, la campagna dove abitava Florenzia era molto, aveva. Allora non c'erano strade percorribili, c'erano soltanto sentieri, quindi era un altro mondo. E il mondo di Florenzia è il mondo contadino, di una famiglia abbastanza benestante, che viene sfiorata solamente dalla grande crisi che travaglia negli anni, la seconda metà dell'Ottocento, le olie, con la crisi dell'agricoltura, la devastazione fillossera, eccetera. Il padre, fino a quando sta bene, non solo coltiva la terra, ma produce anche vino, commercia il vino, si muove verso Napoli per commerciarlo, e così la famiglia è una famiglia benestante, agiata, contadina, ma agiata. Quando poi il padre sta male, hanno invece una caduta notevole, fino a quando muore, e questa è loro. Toccano con mano la povertà. E qui c'è, io, questo c'è uno dei punti focali che poi diventerà la spiritualità di Florenzia. Florenzia, praticamente, la preoccupazione che lei ha è di cogliere questa differenza che c'è fra la povertà che lei vive, la miseria che ha intravisto a Lipari, da parte soprattutto dei coatti che vivono a Lipari. Ed è molto colpita da questo fatto, e questo certamente fa parte, la spinge a una sua spiritualità particolare. La spinge al desiderio di dedicarsi agli altri, fin da quando ha 17 anni, dice alla madre che vuol farsi suora, ma la madre continua a dire che per ora questo non è possibile, la famiglia deve stare unita, non perché il padre è malato, eccetera, eccetera, e Florenza si dedica, Giovanna, si dedica alla cura del padre. E questo è, la scuola la frequenta fino alla terza elementare, poi non le interessa più, chiede alla madre di poter studiare taglio e cucito, la famiglia glielo permette, e quindi la scuola diventa, la sua scuola è la campagna con i suoi riti, il pane che viene fatto in casa, l'uva, il vino, l'olio, eccetera, eccetera, questo è il suo. E poi una istruzione, diciamo così, che verrà completata dall'esperienza della fabbrica e dell'organizzazione del lavoro negli Stati Uniti. Quindi in seguito alla morte del capofamiglia, la mamma di Giovanna decide di trasferirsi con tutta la famiglia in America, a New York, per cercare lavoro. Lì aveva un fratello e quindi sicuramente avrebbero trovato un lavoro e non avrebbero patito la fame. Ecco. Come furono gli anni americani, della famiglia Profilio, ma soprattutto, di Giovanna, che in un certo senso, ecco, non voleva proprio partire, in quanto si sentiva già, vocata alla vita consacrata? Sì, la madre Nunziata è una donna molto dura, molto autoritaria, e quindi praticamente i figli finiscono col fare quello che lei vuole. Quindi Giovanna tenta di dire, perché siccome uno dei fratelli più giovane è Antonino, che frequentava il seminario, rimane a fare il seminarista, lei voleva anche lei entrare in convento.
Ma la madre dice che assolutamente non se ne poteva, non se ne parlava, perché già la famiglia per il fratello Antonino aveva impegnato tutto quello che aveva e non poteva darle la dote che lei avrebbe dovuto avere se voleva fare la suora. E qui l'America rappresenta per Florenzia, dicevo, la sua università, in un certo senso. Ma la cosa più interessante non è solo l'America, è il viaggio in nave. Il viaggio in nave deve essere decisivo nella vita di Florenzia e io penso che da lì dipenda la sua vocazione, francescana. I viaggi allora, soprattutto in terza classe, quali furono quelli della famiglia Profilo, erano terribili. In questi stanzoni divisi fra le stanzoni degli uomini e stanzoni delle donne, quando arrivava il temporale, il mare cattivo, morivano gente, infatti morirono anche, loro rischiarono addirittura di affondare la loro nave. E quindi praticamente, e lì lei probabilmente incontrò quello che poi divenne la sua guida spirituale, nella chiesa di Sant'Antonio a Sullivan Street, dove praticamente lei va a abitare. E dovette incontrarlo su quella nave, con ogni probabilità, e da lì lei ricevette una prima formazione di spiritualità francescana. Ma la situazione grossa nasce a New York. Lei lavora 2 anni, 3 anni tranquillamente fino a pagare i debiti, e però a un certo punto, quando i debiti non ci sono più, lei dice alla madre che vuole farsi suora. La madre ancora non ne vuole sapere, e allora lei, d'accordo col frate padre Daniele, che è il francescano, la sua guida spirituale, decide di fuggire da casa e entrare nel noviziato delle suore di Allegheny, e di cui poi dice che saranno il modello dell'istituto che lei costituirà all'Impari. E l'America, lì poi lei non solo fa questa esperienza del noviziato, ma fa anche a Pittsburgh, in un'esperienza di un gruppo di suore italiane che dovevano lavorare nell'immigrazione, che allora a Pittsburgh, zona industriale, era particolare. L'esperienza di Pittsburgh va male, non per colpa di Florenzia, ma va male. E praticamente si sfascia il gruppo. Lei pensava che quello poteva diventare l'occasione di un suo radicamento in America. La madre decide di tornare in Italia, lei non ne vuol sapere, oramai si ritiene americana. E quindi però la madre ritorna perché la salute a New York, il clima di New York non le giovava, la madre ritorna. E ritornando in Italia comincia a premere sul vescovo per farla rientrare in Italia e dargli un incarico in Italia. Preghiera, lavoro, attenzione al prossimo. Questi potremmo dire essere stati i tre pilastri della vita di madre Florenzia, che poi la porteranno appunto a fondare una congregazione di suore. Sì, ecco, io ci aggiungerei anche il servizio alle parrocchie. Questo fin dal principio è sempre stato, era già in America, lei aveva visto le suore di Allegheny che praticamente facevano il servizio nelle parrocchie, e subito in Italia questo sarà un altro dei caratteri. E tant'è vero, delle piccole parrocchie di campagna nascono. L'iniziativa sua importante nei primi anni è proprio quello di lavorare nei piccoli paesi. Avverrà soltanto in un secondo momento il salto nelle grandi città in Sicilia. E questo è il problema, e direi che lei incarna in questa esperienza di preghiera, di lavoro e di servizio al prossimo e alla comunità, incarna il discorso della piccola via alla santità, della santità del quotidiano, che era di
Suor Teresa di Lisieux. Io dico anche, penso anche, come lei è venuta a conoscere il vescovo, quando lei arriva a Lipari, il vescovo di Lipari era Monsignor Raiti, che era appunto era della stessa famiglia di Suor Teresa di Lisieux. E quando la fa trovare, Raiti non può non essere colpito da un fatto, che lei è nata lo stesso anno di Teresa, solo che Teresa è nata a gennaio e lei è nata a dicembre. E probabilmente, siccome proprio in quel tempo era uscita la prima pubblicazione in italiano della storia di un'anima, io penso che Raiti abbia suggerito a lei di leggerlo. Fatto sta che lei tutta la sua vita rimane legata a Teresa di Lisieux e alle sue suore, alle sue figlie, quando per esempio parlavano di andare nelle missioni e così via, ricorda sempre che Santa Teresa, oramai era diventata santa, diventò santa addirittura in un convento, quindi non è necessario muoversi nel mondo e così via, ma anche nella piccola vita quotidiana, questo è un luogo di santificazione. Ci racconti il ritorno poi a Lipari di Suor Florenzia, ma ci racconti soprattutto la vita delle prime case, della prima comunità. Immagino non solo momenti di crescita, ma momenti ci saranno stati nella sua vita anche momenti difficili in cui ha dovuto anche combattere con delle avversità. Senta, io credo, sì, fu terribile. Lei pensi che praticamente lei è tornata a Lipari febbraio del 1905, praticamente riuscì ad aprire l'istituto nel novembre dello stesso anno, primo novembre dello stesso anno, e siamo nel 1905, ma l'istituto si può dire che decolla veramente solo nel 1925-26, passano 20 anni di una vita stentata, difficile. La maggior parte di questi anni sono anni in cui lei teme che il suo istituto fallisca, la sua esperienza. Questo non lo teme mai, perché Florenzia ha una dote. Lei sente come Giovanna d'Arco, sente le voci. Sente la voce di Gesù, sente la voce della Madonna. E queste voci la rassicurano. Fin da bambina sentiva queste voci, tanto che la sorella più grande, lei, la prima volta che sentì la voce di Gesù fu durante la prima comunione. E tornando a casa lo confidò alla sorella Maria più grande. E la sorella gli disse: non dirlo a nessuno perché ti prendono per matta. E lei coltivò dentro di sé questo dono, questo ascolto, la preghiera e così via, e poi ogni tanto lei era talmente convinta che questa era la volontà di Dio, che lei portasse avanti questo istituto e che quindi questo istituto non poteva fallire, perché lo voleva Dio questo istituto. La Madonna la nominò sua superiore generale dell'istituto. E così via, e quindi praticamente fu sempre convinta e quindi fu paziente. Io ritengo che la dote maggiore di Florenzia sia stata la pazienza, non tanto l'ubbidienza, che oggi poi oramai da 2000 anni in poi non è più sempre una virtù di per sé stessa. C'è l'obbedienza anche militare, c'è l'obbedienza anche ai superiori senza veramente trasporto, per paure. Lei invece era paziente, ed era paziente perché credeva fortemente nella sua missione, perché credeva in Dio che gliel'aveva dato. Questa fu però una vita travagliatissima. Intanto, quando arrivò a Lipari, si trovò dentro subito l'invidia delle altre suore, delle suore di carità che erano qui a Lipari fino
dal 1885, che erano state volute dal comune perché insegnassero alle famiglie borghesi che non volevano mandare le loro figlie a scuola nelle scuole pubbliche. E quindi praticamente queste suore della carità ce l'avevano col vescovo che aveva accettato di scrivere a Florenzia per venire. Perché il vescovo Raiti, che era un grande vescovo, scrive a questa suora? Perché a Lipari c'era un partito dentro i preti, preti più giovani, i quali criticavano le suore di carità, li ritenevano troppo borghesi. E siccome il paese era un paese pieno di bambini abbandonati, di donne abbandonate, e c'erano i figli cosiddetti, che chiamavano i figli della Chiesa, perché erano bambini di nessuno, che nascevano e venivano abbandonati, e siccome nel 1860, quando ci fu l'unità d'Italia, prima se ne occupava la Chiesa, perché l'attività Lipari era una realtà governata dal vescovo in gran parte, quindi tutta la parte, chiamiamola sociale, era in mano alla Chiesa. Poi invece tolsero i beni della Chiesa con le leggi eversive e questi bambini rimasero per la strada. Allora questi preti ritenevano che dovesse esserci un istituto di suore per i poveri e quindi pensavano a Florenzia, che era, conoscevano perché era la sorella di un seminarista, era conosciuta a Lipari come una ragazza intraprendente, volenterosa e così via, e insistettero col vescovo perché la facesse venire a Lipari. Poi però in queste invidie che c'erano, Monsignor Raiti fu costretto, fu trasferito a Trapani e quindi lei si trovò senza l'appoggio forte e poi addirittura 15 anni dopo arrivò un visitatore apostolico, un vescovo, chiamiamo, che era forma amministratore apostolico, che la prese in antipatia, diede ascolto alle malilingue che c'erano e quindi l'avversò, continuò a dirle che doveva abbandonare, doveva chiudere l'istituto, doveva unirsi a un istituto più grande, più serio e così via, che lei non era capace di fare la superiore. E questo qui fu un momento terribile. Lei soffrì molto anche fisicamente, si ammalò, e però al tempo stesso, proprio grazie alla sua fede, combatté anche nei confronti di questo vescovo, signor Ballo, tanto che andò da lui chiedendo che di fare la prima riunione per la nomina della superiore, per l'elezione della superiore. E Monsignor Ballo accettò perché credeva, dice, pensò che parlavano lui con le suore, le convincesse a non nominare Florenzia. E lui riteneva di essere riuscito. Invece Florenzia venne eletta bene come superiora e quindi lui ebbe uno smacco notevole. E quando qualche giorno dopo Florenzia si presentò da lui chiedendogli il permesso di aprire una casa delle novizie sulla terraferma, perché a Lipari non c'erano molte vocazioni e le famiglie delle ragazze non mandavano volentieri le loro figlie nelle isole, perché allora le comunicazioni erano molto saltuarie, le Difficile. navi e così via, non erano molto, molto. E quindi praticamente alla fine il vescovo, che era contrario, e che alla fine gli disse: ma vada. Lei disse: vada via, probabilmente il vescovo intendeva dire esca da qui, e lei invece lo intese come autorizzazione ad andare da Cireale, e lì a Cireale costituì la casa delle novizie, e che poi via via. Ma pensi che quando lì incontrò il vescovo di Cireale, che l'aiutò molto e così via, e pensi che quando oramai sembrava che tutto dovesse decollare, lei, il vescovo
di Acireale viene trasferito come nunzio apostolico in America Latina e chi arriva ad Acireale, Monsignor Ballo. E lei si ritrova quindi, Monsignor Ballo, a Lipari e ad Acireale. Sembra veramente qualcosa che potrebbe distruggere la volontà di questa suora, invece lei combatte con decisione e alla meglio. E poi il Riesce. resto è storia. In conclusione, abbiamo veramente un minuto e mezzo. Quale insegnamento, quale testamento spirituale, ha lasciato? Io ritengo questi due insegnamenti spirituali. L'insegnamento della santità nel quotidiano, del fatto che si può conquistare la santità vivendo l'esperienza della vita quotidiana, che è un grande insegnamento dato oggi alla gente, ancora oggi nella propria vita. E la seconda è quella della pazienza, che oggi è una virtù tornata di grande attualità nell'era del digitale. La pazienza sta morendo perché ognuno vuole tutto e subito, immediatamente, e si sfasciano le relazioni forti, quelli che riguardano le famiglie e le vocazioni. E invece Florenzia insegna la pazienza, la fede, la pazienza che deriva dalla fede, non da un'obbedienza cieca e assoluta. Allora, io consiglio vivamente ai nostri telespettatori di leggere questo libro perché è davvero una storia che comunque ti lascia poi con la speranza, ecco, della storia di Madre Florenzia. Il titolo è semplicemente Questa è Florenzia, quindi niente di più semplice, anche di più immediato, con una bella immagine, ecco, quasi da cartolina, bella anche la scelta che avete fatto, a firma di Michele Giacomo Antonio, che ringraziamo per essere stato con noi e per averci presentato questo libro, ma soprattutto la storia di Madre Florenzia. Grazie ancora e magari alla prossima pubblicazione. Grazie, arrivederci.